Diario, 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 nelle pagine scritte con la penna del cuore. Diario, diario. Caro diario, oggi incredibile giornata. Senti cos'è successo. Amore, amore, sveglia! Sveglia, ha vinto Trump! Ha vinto Trump! Lo senti anche tu? Cosa? Il rumore della gravità che sta attirando il pianeta del gran cazzo che me ne frega. Dai, amore, è una cosa incredibile. Il nuovo presidente americano è l'uomo più potente del mondo. È una notizia che ha una risonanza mondiale. Senti Gian Giuliano, la prossima volta che mi svegli urlando con qualcosa della quale non me ne frega un cazzo, ti strappo la testa e la uso come raccoglitore per le offerte in chiesa. La Madonna, che assoluta mancanza di valori cristiani nel manifestare la propria disapprovazione. E poi non mi chiamo Gian Giuliano. Ma scusa, amo, non sei anche tu elettrizzata dalle elezioni USA? Fotte, 16 cazzi sparati col rinculo. Ma Trump è un pazzo! Ha dichiarato di voler costruire un muro per dividere l'America dal Messico! Ha ragione! Anche a me il sushi fa cagare! Il sushi è un piatto giapponese! Eh già, è arrivato il signor so tutto io dei ristoranti e di sto cazzo! Amore, ma il sushi è un piatto giapponese! I tacos sono un piatto messicano! Adesso i messicani si mangiano i pezzi di scarpa da donna. Che ignorante che sei. Scarpe? Ma... No, non ho detto tacchi, ma tacos. Senti Berungos, per caso vuoi palate stamattina? Ma io non mi chiamo Berungos e credo che non sia nemmeno un nome. E poi scusa amore, ma non mi sembra il modo di trattarmi. Io rimango comunque il capofamiglia, colui che porta i pantaloni, il fulcro del focolare, il maschio alfa. Il... Merda! Sì, sì, il merda. Scusa, hai ragione, scusa. Come? Vedi qual è il problema? È che sei troppo zerbino. Io voglio un uomo forte che si faccia rispettare. Guarda Trump, il nuovo presidente degli Stati Uniti. Lui sì che ha le palle. Ma scusa, ma fino a 6 secondi fa non te ne fregavo cazzo. Uè, cos'è sto linguaggio di fronte ad una donna? Ma... Sandraido, smettila di piangere e mugugnare, sei un uomo. Ma io non mi chiamo Sandraido. Rump è un figo, guardalo. Rump. Negro, bello, amante della natura, determinato. E poi è un chitarrista eccezionale. Ma chi? Amore, ma di chi cazzo stai parlando? Guarda che Trump e non Rump. Eh già, adesso è arrivato il signor so tutto io dei negri chitarristi di sto cazzo. Amo, dai, facciamo la pace. Cina. Solo se ti caghi in mano e ti ci prendi a schiaffi. Ma perché? Fallo! Ma non scherzi? Ora! Va bene, va bene. Ma non mi scappa. Fallo! Ma non mi scappa. Ora! Che schifo. Hai capito, caro diario? A casa mia le discussioni di politica internazionale non sono proprio gettonatissime. Vabbè, in fondo io e la mia donna abbiamo tante altre cose in comune sulle quali discutere. Soprattutto quando torno a casa ubriaca e mi insegna a riportare gli oggetti. So che potrebbe sembrare che sia un pelo sottomesso, ma non è così. A me piacciono davvero tanto i croccantini per cani. Yes, non riesco a trovare un sapone abbastanza profumato per coprire l'odore di feci che permane nei pori della pelle e delle guance. Che schifo, la matita puzza di cacca. Io mi picchietto il capezzolo, tu vai di penna adesso, no, dai. No, io... Ho già tolto il cappuccio. Allora, scusa un attimo. Allora, per permettermi, Fabio, io mi picchio a schiaffi le tette. Che le penne nel culo. Tu che spai per i quarti Fabio, d'ora. Fabio,
Fabio, tu che sei il giudice, hai visto un documento che attesta che io devo mettermi la penna e lui deve picchiettarsi? Ma io poi sono favorevole al fatto poi di essere eclettici. Parla spagnolo adesso, Fabio, che cazzo di penna? No, vai. Scusa, no, io no. Mi picchietto il capezzolo, tu vai di penna. No, io capezzolo. Dai che sta entrando sulla. Dai, allora, io capezzolo lui fa. Ma dite tu fischia, vai. Dai. Pensate che questo fa più ascolti di RTL. Vabbè, ma dai, ma tanto perché non voglio esagerare, dai. Di più, su, cazzo, di pensa, più. Penna in culo e capezzolata. Il segreto del successo dello zoo. Perché signori, we will make Radio 105 great again. Grazie a Pippo Spine, Wender, la Chicca, grazie a Marco Dona, Fabio Lisei, Paolo Noi, Marco Mezzani! La Cumpa di Viaturati, gli ascoltatori sulla pagina di Facebook, vi amiamo, ci risentiamo domani, tutti con la penna in culo. Ciao!